Francesca Ferretti, ci siamo, allora, sì, ci siamo, questo era uno dei nostri grandi sogni e obiettivi, siamo qua e ora vogliamo provare a giocarcela fino in fondo. Sappiamo che incontreremo due squadre fortissime e che non conosciamo neanche benissimo. Contro la Russia ci abbiamo giocato, ma è cambiata molto, e contro gli Stati Uniti non abbiamo mai giocato, quindi ci aspettiamo una partita difficile, ma noi siamo pronte e siamo anche spinte da un grande entusiasmo. Come si passano queste ore nell'attesa di scendere in campo? C'è sempre qualcosa da fare, comunque, tra allenamenti, video, preparare le partite, terapie, rilassarsi anche, perché insomma non guasta mai, è un mondiale molto lungo e duro, e anche un'oretta ci serve per ricaricare le pile. Come stai in testa? Io sto in camera a fare due chiacchiere, due risate con le compagne, o posso internet, navigare, pensare magari altro che non sia pallavolo per un'ora, due ore, così. Ecco, anche dai social network vi arriva un sacco di affetto. Sì, devo dire tanto, non sono una patita, però sto seguendo abbastanza in questo periodo, abbiamo sempre tante notifiche, tante foto, tanti messaggi di complimenti che ci arrivano, e questo fa molto piacere, vuol dire che ci stanno seguendo in tanti e ci sono vicini.